L'iniziativa Percorsi in Biblioteca torna a Larino per merito del Lions Club e del Comune. La proposta iniziale è stata affidata a Laura D'Angelo e alla sua raccolta Poesie dell'assenza. Vediamo. Poesia dell'assenza è l'ultimo lavoro della giovane poetessa molisana Laura D'Angelo, un volume che è stato al centro della ripresa a Larino di una iniziativa Percorsi in Biblioteca, voluta e organizzata dal Lions Club locale in collaborazione con l'amministrazione comunale. Quest'anno festeggiamo i 40 anni, quindi è un anno speciale, un po' più nutrito come programma, ma sulla continuazione di quello che abbiamo fatto sempre. In passato, in questi 40 anni, abbiamo pubblicato 20 volumi, un po' originali, un po' ristampati. Ricerche di vari autori che sono stati posti all'attenzione del mondo culturale. Un incontro risultato assai interessante che ha evidenziato le scelte poetiche dell'autrice e un percorso da recuperare per tutti nel segno di una crescita a cancellare il degrado culturale che è sempre più presente nei luoghi dell'esistenza. Io penso che l'assenza sia una tematica molto importante dal punto di vista letterario, ma anche come condizione esistenziale. Infatti il testo, che è un testo che io ho pubblicato con la casa editrice Il Convive Editore e con prefazione a cura di Giuseppe Manitta, insiste molto su questo concetto, e soprattutto su questa assenza, perché a livello tematico e soprattutto come nucleo concettuale ci possiamo ricollegare alla letteratura più squisita occidentale, parlo della letteratura greca ma anche della letteratura novecentesca. Quindi diventa una condizione per esprimere quella che è un po', quello che è un po' lo stato dell'uomo attuale e allo stesso tempo una chiave di lettura anche legata alle varie reinterpretazioni di questa tematica nelle varie epoche storiche. Quindi in prospettiva diacronica e sincronica è una chiave di lettura che serve un po' per esprimere l'area più intima dell'animo umano. L'iniziativa dei percorsi in biblioteca, ripresa da Nicola Mastro Giuseppe, nasce e prosegue positivamente per l'impegno dell'amministrazione comunale di Larino, sempre sensibile alle argomentazioni culturali e ai gesti che valorizzano la cittadina. Gli appuntamenti qui in Sala Freda stanno diventando sempre più frequenti e questo credo sia anche dovuto alla grande vicinanza e collaborazione che il Comune di Larino ha con i Lions, ma con tutte le associazioni presenti qui a Larino, che contribuiscono davvero in maniera importante alla crescita culturale di questa città. Convegni che spaziano da argomenti di attualità a argomenti più leggeri ma profondi, come quello di questa sera, appunto, che riguarda la poesia.